Una buona notizia, risultati confortanti dalle terapie adottate su pazienti affetti da malattie rare della retina al Policlinico Vanvitelli, che vanta anche un primato in questo campo. Ce ne parla Diego Di Onoro. Hanno riacquistato la vista grazie a una terapia genica per il contrasto a una rara forma di distrofia retinica ereditaria. Bambini destinati alla cecità, invece curati in tempo da un team multidisciplinare dell'Università Vanvitelli. Un lavoro di squadra, i cui risultati sono stati presentati in regione, che ha visto appunto la collaborazione di istituzioni, Fondazione Telethon, privati come Novartis. Ricerca avanzata che diventa assistenza, punto massimo per un policlinico, ha sottolineato il direttore generale Antonio Giordano. Ricerca che ha fatto conquistare alla Vanvitelli anche un primato europeo. Abbiamo trattato il maggior numero di pazienti pediatrici con la terapia genica in Europa. Ha detto anche il presidente De Luca l'obiettivo è quello di contrastare i cosiddetti viaggi della speranza. Certamente ho apprezzato molto il sostegno della Regione Campania, perché tra questi 10 pazienti, poi tra l'altro trattati in piena terza ondata Covid, non c'era un bambino campano. Quindi tutti, Lombardia, Piemonte, Liguria, Puglia, e questo è stato veramente molto importante. Poi si sono dovuti trattenere a Napoli per un mese, perché ovviamente non vengono trattati contemporaneamente i due occhi. Quindi anche una bella esperienza umana, oltre che scientifica.